Ciao, questo è un video brutto, proprio brutto, non ci sono effetti speciali, a volte nei video passati lanciavo fulmini, creavo numeri, insomma queste cose che ci insegna After Effects, no, proprio questo fa schifo invece, fa schifo, siete ancora lì? No, fossi in voi mi preoccuperei, potreste avere un problema di adattamento sociale se siete ancora, perché state vedendo proprio un video brutto. Vabbè, è un video brutto perché in questo periodo studio e lavoro e quindi non posso fare il video tutti i giorni bellino con gli effettini, insomma mi porta via almeno 3-4 ore al giorno, non ce la faccio. Già l'argomento del video. L'argomento del video è le violenze del 15 ottobre e come sempre arrivo in ritardo, chi arriva mai in anticipo su queste cose? E come vedete anche le battute sono schifose in questo video. C'è stato tutto un rincorri bellissimo, ho il sole negli occhi, sulla caccia al violento. Mi dice Matteo, che è un mio amico fraterno, ovviamente come tutti i fratelli lo vorrei ammazzare ogni tanto, ma cioè non i fratelli fanno così, che questi erano veri, cioè non erano i soliti provocatori della polizia, lui è uno che se le ha fatte tutte le manifestazioni, poi non avrebbe nessuna ragione di dirmi una cavolata, sempre stato in mezzo ai movimenti sociali, io non sono un tipo del centro sociale, lui invece sempre stato in mezzo a queste cose, mi dice che erano veri, che erano gente arrabbiata davvero, poveracci, gente che ha perso il lavoro, fallimenti, robe brutte. È utile la caccia al violento? Cioè io sono un non violento gandiano, io i centri sociali mi fa sempre un pochino impressione entrare, poi magari mi invitano, però Gandhi non passava la vita a denunciare i violenti, non voglio dire che non si debba, cioè se conoscete un violento ovviamente è il vostro dovere di cittadini, se conoscete qualcuno che ha fatto un atto di vandalismo o roba del genere, denunciarlo, però io non ci incentrerei uno stile di vita su questa cosa, ecco. Perché, come ripeto, Gandhi non passava la vita a denunciare i violenti, passava la vita a organizzare azioni non violente. Allora, visto che la crisi è grossa, è mal gestita, beh, insomma, che ci siano persone alla frutta, stanno veramente male. Certo che se poi conosci quello che c'ha la villa, che c'ha 4 cani, c'ha la piscina e va alla manifestazione, spacca le vetrine, uccidilo, però... No, sto scherzando, per favore, tanto se no poi dopo la gente le prende sul serio. Però se conosci un poveraccio che è appena entrato in cassa integrazione, gli è fallita la ditta e quindi non si becca magari neanche la cassa integrazione, non lo so, faccio fantascienza, e che ha ceduto della violenza, secondo me io sarò troppo cristiano, ma secondo me riuscire a fargli capire che ha sbagliato è più importante che portarlo in tribunale, e questo forse è un atto di ribellione dire questo, non lo so, però la vedo così. Quindi che cosa dire degli fatti del 15 ottobre? Che butta male, che ovviamente le vetrine spaccate non cambiano le cose, anzi semmai le peggiorano. Però le energie vanno incanalate, cioè se c'è tanta energia, c'è tanto dissenso, tanto odio, tanta gente che sta male, bisognerebbe che si organizzassero diversamente. C'è un libro di Gandhi, si chiama Teoria e pratica della non violenza, edito da Einaudi. Io consiglio la lettura a tutti perché è proprio un bel libro. Si scoprono delle belle cose e magari si riesce a fare anche qualcosa di più produttivo, perché non è che bisogna sempre per forza fare danno, no? Grazie, arrivederci, da Ironest TV.